Buonasera a tutti. Il più grande centro di sterminio nazista nasce in Polonia, ad Auschwitz. Il nucleo originario viene edificato nel 1940 e poi verrà successivamente ampliato per fare fronte al numero crescente di convogli che arriva incessantemente. Si tratta di un campo misto, nel senso che abbiamo Auschwitz 1, che è un campo di concentramento, poi abbiamo Auschwitz 2, cioè Birkenau, che è un campo di sterminio, e poi Auschwitz 3, cioè Monowitz, che è un campo di lavoro. Infatti, intorno a questo campo abbiamo diverse imprese industriali tedesche che sfruttano la manodopera servile dei deportati. Fra queste troviamo la IG Farben, nella quale troverà lavoro Primo Levi. Secondo stime attendibili, si calcola che su 1.100.000 deportati, ad Auschwitz siano state assassinate 1 milione di persone. È come se d'un tratto sparissero due città come Catania e Palermo. Allora, i nazisti erano soliti definire Auschwitz Anus Mundi, cioè è il luogo nel quale il mondo si libera dei rifiuti umani. Allora, noi possiamo conoscere i segreti del pianeta Auschwitz grazie a numerose e preziose testimonianze. Ne voglio citare tre. La prima, ovviamente, Primo Levi e il suo straordinario capolavoro, Se questo è un uomo, nel quale racconta in modo lucido e penetrante cosa vuol dire vivere in un lager. C'è un'altra testimonianza che mi sta particolarmente a cuore ed è quella di Shlomo Venezia, il quale non solo è uno dei pochissimi sopravvissuti ad Auschwitz, ma è anche uno dei rarissimi sopravvissuti fra i membri del Sonderkommando, perché, come sappiamo, venivano sistematicamente eliminati per non lasciare tracce dell'Olocausto. Non a caso il suo libro si intitola Sonderkommando. E poi ci sono alcuni scritti che sono stati seppelliti dai membri del Sonderkommando sottoterra, vicino ai forni crematori, nei quali denunciano le atrocità indicibili alle quali sono stati costretti ad assistere e anche a prendere parte. Allora, nell'ottobre del 1944 abbiamo una rivolta dei membri del Sonderkommando, i quali tentano di sfuggire alla morte imminente. Verrà distrutto un forno crematorio, tenteranno di ribellarsi in tutti i modi, ma verranno sopraffatti con crudeltà e ferocia dalle SS. Moriranno 400 persone. Allora, nonostante la ricerca ossessiva della segretezza, ben presto cominciano a filtrare all'esterno del campo numerose e inquietanti informazioni. Questo grazie al lavoro prezioso della rete diplomatica vaticana, dei servizi segreti britannici, di numerose associazioni ebraiche e anche dell'assistenza polacca. Dunque, si comincia ad elaborare una serie di ipotesi di intervento. Si pensa per esempio di bombardare il campo, ma questo avrebbe comportato un numero incredibile di vittime innocenti. Si passa dunque a un'altra ipotesi, cioè bombardare le linee ferroviarie, cioè quelle rotaie della morte che conducono le vittime al macello. Ma anche in questo caso si sarebbe trattato di una vittoria effimera, nel senso che ben presto i nazisti avrebbero potuto ripristinare il normale servizio ferroviario. Col tempo si deciderà di accantonare definitivamente ogni ipotesi di azione diretta. Questo perché in quella fase storica la priorità delle priorità era concentrare ogni uomo, ogni sforzo, ogni mezzo in questa battaglia decisiva contro il Terzo Reich. Nell'estate del 2000 il Parlamento italiano, in virtù di un'apposita legge, ha stabilito che il 27 gennaio sarà la giornata della memoria, cioè il giorno in cui si ricorda il genocidio del popolo ebraico. In una prima fase hanno valutato diverse possibilità, alla fine hanno scelto il 27 gennaio perché è il giorno in cui Auschwitz viene liberata per mano dell'Armata Rossa. Dunque, Auschwitz è il simbolo della Shoah, il simbolo dell'orrore. La fine di Auschwitz deve diventare il simbolo di un nuovo inizio.